A Giulio del Fiorentino in studio con la collaborazione tecnica di Marco Cervelli. Ben trovati per l'edizione pomeridiana del TG Noi Cronaca in primo piano che ci porta in Versilia a Camaiore, un'operazione delle Fiamme Gialle per una società immobiliare che non versava l'IVA. Luigi Casentini. I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca definitiva di un immobile e di somme di denaro del valore complessivo di oltre 1 milione di euro, precedentemente posti sotto sequestro nei confronti del rappresentante legale di una società viareggina operante nel settore immobiliare e resosi responsabile di reati fiscali per aver omesso di versare l'IVA dovuta all'erario. In particolare, a seguito di una verifica fiscale condotta dal gruppo di Viareggio nei confronti di questa società, è emerso che la stessa non avesse versato IVA per oltre 1 milione di euro. Al termine di queste indagini, il giudice ha disposto la confisca di beni nella disponibilità del rappresentante dell'impresa investigata, confisca che è stata effettuata sui conti correnti dell'uomo e su un immobile del comune di Camaiore di sua proprietà. Successivamente, la Suprema Corte di Cassazione, nel confermare la legittimità del sequestro operato e rigettando il ricorso della parte, ha disposto la definitiva confisca del denaro e dell'immobile, che andranno ora a ristorare le casse dello Stato. Rimaniamo in Versilia, fine settimana con tanti problemi per la balneazione. Sapeva che c'è il divieto di balneazione? No, non lo sapevo. Ma io non l'avrei mai detto, perché l'acqua, ho fatto ora il bagno, mi sembrava bellissima ed era bellissima anche nei giorni scorsi, per cui no, sono molto stupita da questa informazione. Nelle parole di questa bagnante ci sono tutte le contraddizioni di un weekend da tutto esaurito in Versilia, di una riviera bandiera blu e di un mare oggi quasi cristallino eppure segnato da ben 6 zone con divieto temporaneo di balneazione, da Viareggio a Marina di Massa. Poche centinaia di metri, in corrispondenza delle foci dei fiumi, in tutta una ventina di stabilimenti balneari. Qua siamo alla fossa dell'Abate, fra Lido di Camaiore e Viareggio. Fra i titolari dei bagni interessati dall'ordinanza di stop, quelli che subiscono direttamente il divieto, c'è poca voglia di parlare. Ma basta guardare la spiaggia, finalmente affollatissima, per capire che le ordinanze, poco pubblicizzate, come sempre non vengono quasi mai rispettate. Anche perché entrano in vigore quando la carica batterica rilevata nelle acque da ARPAT, quasi sempre causata dalle piogge abbondanti, è rientrata già sotto la soglia di guardia. Quando c'è il divieto di balneazione è ovvio che dobbiamo far presente questa cosa e questo è indiscutibile, però è anche vero che non posso impedire alle persone di non andare nell'acqua, e di più non si può fare. Fra le associazioni dei balneari c'è forte rabbia verso gli enti, ovvero Regione, Comuni e Gaia, che da anni si sono impegnati per risolvere il problema. Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, sollecita la Regione Toscana e il Comune di Viareggio sul completamento degli spandenti a mare che allontanano da riva le acque inquinate dei fossi. È in corso ancora la realizzazione di uno spandente a mare che deve essere realizzato dopo quello realizzato dal Comune di Camaiore, che si protrae ormai da tempo, invece sarebbe opportuno procedere tempestivamente. Auspico che ci sia al più presto la realizzazione da parte di Gaia della vasca di prima pioggia, perché immagino che sicuramente anche nell'evento dei giorni scorsi possa derivare da un troppo pieno dei depuratori di Gaia, perché non ha altre spiegazioni, quella carica batterica piuttosto elevata di qualche giorno fa. Cambiamo totalmente scenario, andiamo all'Orido di Botri, cittadini sul piede di guerra per protestare contro una nuova strada forestale. È nato un comitato spontaneo per dire no alla realizzazione di una strada progettata dall'Unione Comuni Medievale del Serchio, definita un adeguamento del tracciato forestale, insomma una strada lunga meno di 1 chilometro per finalità di antincendio boschivo. Ci troviamo indubbiamente in uno dei luoghi più belli e incontaminati di tutta la provincia. Siamo a Rifugio Casentini, la caserma, in Val Fegana, e poco dopo il sentiero, solo 100 metri dopo, parte, c'è questo spiazzo che vedete alle mie spalle, e parte il sentiero CAI 14. Infatti si tratta di un sentiero e niente più. Realizzare qui una strada percorribile con i mezzi sarebbe, secondo i componenti del comitato, non solo una ferita per l'ambiente, ma anche motivo di instabilità, vista la criticità del territorio. Questa zona non ha mai conosciuto una strada forestale, è una zona percorsa da sentieri meravigliosi, stabili, assolutamente antiche e in equilibrio. Metterci le ruspe sarebbe devastante a livello geologico, nonché naturalistico.
tutto verte sul fatto che è una riqualificazione di una vecchia strada che c'era già, ma quando in realtà una strada forestale che c'era già, ma in realtà qui non c'è mai stato nulla. È impossibile che ci sia stato niente, tantomeno una strada dove ci passavano i mezzi. Il comitato che si oppone alla realizzazione della strada sta raccogliendo adesioni a tutti i livelli, CAI, Lega Ambiente, tanti cittadini e personaggi noti. Anche perché bisogna considerare, spiegano, che siamo all'interno di un'oasi protetta. Siamo all'interno dell'oasi di protezione dell'Orto di Buti, che come vedete da questa cartina è un'area assai vasta che protegge proprio la riserva. Quindi questa è una vera e propria bolla di protezione della riserva. L'augurio che si fanno in tanti è che l'ente possa rivedere il progetto, evitando una ferita lunga quasi un chilometro in un luogo incontaminato. I 150 anni dello storico cantiere Benetti di Viareggio. Tre giorni di festeggiamenti per i 150 anni di vita dei cantieri Benetti. Il lungo weekend celebrativo non poteva che partire da Viareggio, dove nel lontano 1873 è partita la storia del più prestigioso e antico costruttore di imbarcazioni di lusso. Per l'occasione, di fronte ai dipendenti, ai manager e al sindaco Giorgio del Ghingaro, l'amministratore delegato Marco Valle ha ricordato i passaggi storici dei cantieri, dai primi velieri commerciali ai mitici barcobestia, alla produzione di barche moderne nel dopoguerra, fino all'acquisizione da parte della Azimut Yacht di Paolo Vitelli negli anni 80 e alla nascita del gruppo Azimut Benetti, da oltre 20 anni primo produttore al mondo di super yacht. E nell'occasione si è assistito simbolicamente al passaggio del testimone fra il fondatore e la figlia Giovanna Vitelli, da pochi mesi subentrata come presidente del gruppo. Qui in queste mura, su questo mare, si è scritta buona parte della storia della nautica. Da qui sono partiti alcuni yacht leggendari, Delfino, Gabbiano, i primi motor yacht in metallo che inventarono i fratelli Benetti, e da qui partirono pure la seconda rivoluzione, quella portata poi dalla mia famiglia, da quando mio papà acquisì il cantiere. È una grande emozione perché è la continuità della storia di due famiglie, di due ere, di maestranze che devono e hanno fatto qualità, lusso. I festeggiamenti proseguono nei grandi cantieri di Livorno, l'altro cuore toscano del gruppo, ma quella di Benetti resta una storia tutta viareggina. Curiosamente la nascita del cantiere coincide con quella del famoso carnevale, che pure quest'anno ha festeggiato il secolo e mezzo di vita. La famiglia Vitelli conferma l'intenzione di investire sulla Darsena. Quando si trattò di decidere dove andare a costruire i grandi yacht, c'era un posto solo, Viareggio, perché questo è il luogo della cultura nautica di qualità. Quindi sì, siamo sicuramente legati a questo territorio, sicuramente con l'intento non solo di rimanere, ma chissà mai anche un po' di espandere la nostra presenza. Andiamo al Teatro del Giglio, nel centro storico di Lucca, per la mostra degli abiti di scena di Raffaella Carrà. Taglio del nastro al Teatro del Giglio per la mostra Com'è bello far la moda, dedicata allo stile intramontabile di Raffaella Carrà. Per una settimana, fino al 24 giugno, nell'atrio e nel foyer resteranno esposti 30 costumi di scena e altrettanti bozzetti di abiti disegnati per la regina del varietà, che proprio oggi avrebbe compiuto 80 anni. I vestiti realizzati tra il 1978, anno del programma Ma che sera, e il 2008, per la quarta edizione di Carramba che fortuna, appartengono all'archivio privato di Giovanni Gioia e Vincenzo Mola, due salernitani con la passione per il collezionismo e per l'indimenticabile artista. Disegnati da grandi professionisti del mondo dello spettacolo come Corrado Colabucci, Luca Sabatelli, Graziella Pera e Gabriele Maier, questi abiti hanno fatto la storia del costume televisivo e rappresentato la cifra di stile del personaggio. Colori decisi, il rosso, il bianco e il nero, il blu, paillette e lustrini, spalline imbottite e volumi anni 80. Con il suo impeccabile caschetto biondo, l'eleganza maliziosa e gli eccessi indossati con ironia, Raffaella Carrà è stata anche un'icona della moda. La mostra anticipa e inaugura Lucca Fashion Weekend, l'iniziativa dedicata alla moda in calendario in centro storico sabato 23 e domenica 24 giugno. Un programma end con le sfilate ai sotterranei delle mura, un programma off che coinvolge tutta la città con i negozi, sfilate itineranti, shooting per le vie del centro storico, e il programma Exp con le tre mostre, appunto, Com'è bello far la moda, la mostra al Giardino Botanico, nella sera del Giardino Botanico, e la visite guidate a Palazzo Manzi.
Ancora di abiti parliamo, siamo all'Atelier Ricci, Sir Optimist Lucca ha messo in scena una sfilata solidale a sostegno dell'Emilia Romagna. Una sfilata di moda per sostenere le popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dalle recenti alluvioni e per promuovere il talento dei giovani. Questo è il duplice obiettivo dell'evento organizzato da Sir Optimist International Club di Lucca e Atelier Ricci. In questo momento ci sono delle donne imprenditrici dell'Emilia Romagna che per i noti fatti stanno soffrendo, hanno problemi nelle loro aziende e noi facciamo questa iniziativa per raccogliere dei fondi per destinare a queste donne. All'iniziativa hanno partecipato con entusiasmo gli studenti del corso di moda dell'Istituto Civitali che per l'occasione hanno presentato alcuni modelli da loro stessi realizzati in omaggio a Christian Dior. L'atelier si apre di più sempre alle per una buona causa, anche per i talenti giovani. Le scuole, visto che fanno moda, è bello dargli importanza ai nuovi talenti. Ad aprire la serata, la canzone composta dai bambini della classe quarta della scuola primaria di Sant'Alessio che si sono esibiti nelle sale della storica sartoria. Noi siamo qua con la scuola di Sant'Alessio, una quarta elementare, un brano che si intitola Tutto il bello che c'è e Tutto il bello che c'è qui intorno a noi nell'Atelier Ricci, che è credo uno dei posti più belli che la nostra città accoglie nel centro storico. E sempre in favore dell'Emilia Romagna un'altra iniziativa, la cena sotto le stelle a Porcari. Un nuovo mezzo destinato ai servizi sociali finanziato dal gruppo Sofidel e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il taglio del nastro si è svolto durante l'evento benefico più tradizionale del giugno porcarese, l'edizione numero 10 della Cena sotto le stelle, organizzata dalla Croce Verde di Porcari e che ha visto la partecipazione di oltre 500 persone. Il ricavato quest'anno sarà interamente devoluto ai comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dall'alluvione. Tra allestimento, servizio ai tavoli e attività in cucina sono stati oltre 60 i volontari impegnati per la buona riuscita dell'evento. È il caso di dire che la Croce Verde chiama e Porcari risponde. Non è la cena della Croce Verde, è una comunità che si ritrova e si riunisce a favore di un'altra comunità, quindi di una popolazione dell'Emilia Romagna a cui andrà ricavato della serata di stasera. La nostra comunità è generosa e quindi riceve questo dono, ma si riunisce per donare a sua volta alle popolazioni dell'Emilia Romagna. Una bella festa per il nostro paese. Migliaia di persone hanno partecipato sabato sera all'Ego Fruit Party. Una serata all'insegna del benessere, della resilienza, della voglia di stare insieme per carezzare il corpo e l'anima, assistendo ad una serie di esibizioni di altissimo livello. Circa 2.000 persone hanno partecipato alla 41esima edizione dell'Ego Fruit Party, tradizionale appuntamento di apertura dell'estate che si è svolto al centro wellness di Sant'Alessio. Tre i palchi allestiti all'interno dell'area verde della struttura. Pedane che hanno accolto cantanti, musicisti, ballerine, modelle e modelli in un susseguirsi di eventi di luci e di musica per salutare la fine della stagione invernale e l'arrivo di quella estiva. Il tutto senza dimenticare naturalmente la frutta e i gelati, chili e chili di macedonia per tutti i partecipanti ad uno degli appuntamenti mondani più attesi per la lucchesia. Il grande pubblico è tornato ad animare lo spazio di Bussola Domani, la prima estate. Arriva. È la seconda. Non ha tradito le aspettative il weekend di apertura della prima estate. L'innovativo festival musicale ospitato nel parco di Bussola Domani a Lido di Camaiore, che ha proposto tre serate ricchissime di artisti. 5.000 le presenze registrate la prima sera, quella di venerdì. Il più atteso sul palco è stato il rapper americano Nas, che ha portato i suoi più importanti successi in 80 minuti non stop di concerto con un DJ e un batterista. Yeah, 8.000 i biglietti acquistati invece per la seconda serata di sabato. Fra i più apprezzati, prima della performance di Bon Iver, il duo norvegese Kings of Convenience.
Il weekend ha segnato la cancellazione del concerto The Nation of Language per motivi di salute di alcuni membri della band. Un format nuovo, quello della prima estate, organizzato da Alessandro Galli e voluto con forza dal comune di Camaiore. Non solo concerti, ma anche spiaggia, talk, sport e notti in discoteca per un'offerta turistica completa. Il prossimo fine settimana, secondo e ultimo, in arrivo Alt J, Chet Faker, Jazz Master per la serata di venerdì. Grande attesa per sabato per Jamiroquai. Domenica chiusura con artisti come Metro Boomin, Buquaron e Big Mama. E chiudiamo la nostra rassegna di servizi andando ad Altopascio per il cinema sotto le stelle che approda nelle frazioni. Sei serate con spettacoli aperti a tutti e ospiti dal vivo tra commedie, film di animazione con il doveroso omaggio a Francesco Nuti scomparso nei giorni scorsi. E una novità, per la prima volta il cinema sotto le stelle di Altopascio si sposta nelle frazioni, con pellicole pensate per incontrare i gusti del vasto pubblico. L'iniziativa è stata presentata, oltre che dal sindaco Sara D'Ambrosio, dal vice sindaco Daniel Toci, dall'assessore alla cultura Alessio Minicozzi e da Alice Bianchi e Roberto Marconi, membri dei comitati paesani che provvederanno ad allestire punti di ristoro. Si parte mercoledì 28 giugno a Spianate con Inside Out e Beata Ignoranza il 5 luglio. Durante luglio, sempre il mercoledì, due appuntamenti a Spianate, i primi due, i secondi due a Marginone e poi concluderemo invece a Badia Pozzeveri. Ciò che abbiamo cercato è di trovare una sinergia con le varie realtà che vivono i territori delle frazioni e quindi con i comitati, espressione della cittadinanza, della socialità, e questo è ciò che crediamo possa costituire il successo dell'iniziativa, perché dà la possibilità di esprimere anche dei talenti diversi, delle occasioni diverse attorno al tema del cinema, che invece è offerto da una realtà qualificata quale Cinemoving di Lorenzo Minoli, che ringraziamo per aver supportato l'amministrazione in questo progetto. Bene, tutto per la prima parte del TG Noi di questo pomeriggio di lunedì 19 giugno. Tra poco, dopo la pubblicità, c'è lo sport.